Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Patreon, un gioco city builder uscito da poco tempo o in uscita, insomma dipende quando vedrete questo video. Esce verso il 20 di agosto. C'è stata una beta precedente che però non ho portato sul canale. Il gioco è in italiano grazie all'utente Xandar, da quello che ho capito questo dovrebbe essere il suo nickname, che in accordo con gli sviluppatori ha tradotto il gioco nella nostra lingua, quindi un grazie a Xandar. Il gioco, come vi dicevo, è un city builder che si ispira un pochino anche a Banished. Comunque lo andiamo a provare, è un gioco che, da quello che ho capito, non ha componenti, diciamo, guerra fondarie, ma dovremmo andare ad affrontare tutte le difficoltà di un villaggio stile medievale. Quindi le varie stagioni, le varie carenze di cibo, di materiali e così via. Io la rinominerei una indie town perché è giustamente una città indipendente fondata sulla forgia. Abbiamo diverse mappe da cui iniziare e qui andrà a cambiare anche il livello di difficoltà, la fertilità del suolo e la ricchezza dei minerali. Vediamo un attimo, c'era la prima che mi piaceva, che era una serie di isole. Vediamo, tornando indietro magari. Ok, facciamo questo, un clima è tropicale. Anche se facciamo una temperato, perché tanto dovrebbe essere uguale. Sì, facciamo una temperato mediterraneo, ovviamente. Qua si possono personalizzare le modalità di gioco, quindi livello di risorse, la popolazione è divisa tra adulti, ragazzi e bambini, credo, frequenza degli eventi normali, minerale medio, insomma tutto nella norma per garantirci una difficoltà di livello normale. L'altra peculiarità che ho notato è che tutti gli edifici non sono una alla copia dell'altro, soprattutto le case, ma vengono diciamo create con leggere differenze l'una dall'altra. Benvenuto Patron, i tuoi cittadini hanno già costruito la casa comunale e sono pronti per la tua guida. Concentrati per dare ai tuoi cittadini un posto dove vivere, cibo da mangiare e legna da ardere per stare al caldo. L'inverno sta arrivando e sta a te prepararti in tempo. Suggerimento: costruisci case, costruisci migliore un rifugio del raccoglitore per produrre cibo, costruisci una segheria per la legna da ardere, costruisci un deposito vicino agli edifici di produzione per rendere il trasporto più veloce e aumentare la dimensione massima delle scorte. Qui abbiamo il nostro tutorial. Questo breve tutorial ti guiderà attraverso i concetti base. Iniziamo. Questa è la casa comunale, dove è possibile in futuro andare a, spendendo influenza e spendendo del denaro all'anno, aggiungere dei decreti che riguardano il campo di governo, economia, produzione e di ambito sociale. Qui abbiamo la panoramica, appunto, con la felicità, la salute, la ricchezza, l'immigrazione, la lealtà, la religione, l'istruzione, merci di base, merci di lusso, tasse e abitazione. Questo è in riassunto quello che abbiamo cliccando sulla casa comunale. Abbiamo con la WSD il movimento classico, con il tasto destro facciamo il pan classico. Qui arrivano delle navi, bella la mappa, mi piace, ingrandisci e riduci, perfetto, perché si va fino a molto vicino. Q ed E per ruotare la visuale, ma questo non lo faccio perché potrebbe mandarmi fuori di testa a livello di già scarso di orientamento che ho. Per interagire con gli oggetti clicca su di essi con il tasto sinistro del mouse. Vabbè, intanto posso cliccare, ma l'ho già fatto, grazie mille. I tuoi cittadini hanno un disperato bisogno di un'abitazione. I cittadini che hanno un posto in cui vivere sono più felici e pagheranno le tasse. Solo una famiglia può occupare una casa singola e se hanno spazio sono abbastanza contenti nella tua città e avranno dei figli. Costruisci 5 tende o case per fornire qualche abitazione iniziale. Quindi andiamo su la costruzione. Vedete che facciamo la tenda, ma la tenda noi non siamo, perché ci consuma legna e cuoio. Qua in alto abbiamo la mettiamo in pausa col classico tasto spazio di tutti gli strategici. Abbiamo i materiali, abbiamo gli attrezzi, che è una risorsa che mi ricorda sempre The Settlers, gran gioco, purtroppo credo non sia neanche più acquistabile su Uplay, che era lo store, ma se lo trovate ancora qualche codice era un gioco veramente interessante. Vediamo, in questo caso, vabbè, ci sono le monete, gli attrezzi,
la pietra, il ferro, il cibo, che poi è un simbolo che sembra quasi delle armi, che sembrano delle armi, il legno, la legna da ardere che viene distinta dalla legna normale, il carbone, i mattoni, l'argilla, le medicine, le erbe mediche, il lusso contadino, che non so cosa sia, il lusso operaio, il lusso mercantile, oltre che il lusso nobiliare. Qua abbiamo gli adulti, i giovani e i bambini. Le famiglie sono 5. Qua abbiamo i punti influenza che poi useremo per selezionare una sorta di forma di governo, e questa è la felicità. Quindi andiamo. Il tutorial ci dice anche: niente gratis, le cose non costano necessariamente monete ma richiedono anche risorse. Segna alcuni alberi per la raccolta. Ok, io direi di... le palme sono bellissime, le lasciamo lì dove sono, quindi facciamo che andiamo ad abbattere un po' di legname. Demolisce edifici, taglio gli alberi e abbattiamo questi in quest'area. Fatto questo, acceleriamo il tempo e riattiviamo il tempo e creiamo delle case. Le case le iniziamo a creare qua sulla costa, quindi una, e facciamo un'altra. Ah, vedete che c'è anche il simbolino dell'area di accesso, e facciamo, non so, anche una terza magari girata così, così abbiamo una sorta di mini strada in mezzo. E nel mentre, vabbè, dobbiamo fare il rifugio del raccoglitore, quindi andare a raccogliere varie cose. Molto bello il fatto che sia proprio rigogliosa come foresta. Il rifugio del raccoglitore, andiamo a vedere subito. Qua abbiamo altre case: casa di pietra, casa a due piani, rifugio. Questo è il rifugio, che praticamente permette di ospitare tante popolazioni, tanti cittadini, ma questi non si riprodurranno perché non saranno in una condizione di completa felicità. Andiamo a vedere anche gli edifici cittadini con il molo. Il molo che permette il commercio con la terraferma. Abbiamo il pozzo, aumenta la salute e riduce la possibilità di un incendio violento. Abbiamo il pozzo di pietra, abbiamo la torre di guardia, il santuario, il cimitero, il mercato. E poi ce ne sono un sacco, perché poi c'è la scuola, la caserma, la locanda, il porto, la chiesa, casa del guaritore, cattedrale, palazzo del governo, che poi è... ah, ok, interessante. Gilda dei mercanti, gilda degli operai, gilda dei contadini. Abbiamo le fattorie con i vari campi, frutteti, campi agricoli o allevamenti, edifici di produzione, quindi il classico deposito, rifugio del raccoglitore, che io piazzerei magari qui, raccoglitore di non so cosa, però io lo metto lì, nessuna fiducia, tolgo. Abbiamo il capanno di caccia, capanna forestale, che è quello che ripianta gli alberi, quindi taglia e pianta gli alberi, classico. La segheria che lo lavora, l'erboristeria, abbiamo la cava, abbiamo il negozio di abbigliamento, fattoria di funghi, l'officina, la miniera di carbone, officina produce attrezzi, la pescheria, abbiamo pescheria, che cos'è? Stagni artificiali, coltivano in pratica. Capanna del pescatore, abbiamo la cava d'argilla, laboratorio di ceramica, che produce che cosa? Lusso contadino, aumenterà la felicità immagino. L'apiaio, il magazzino, capanna del falegname, negozio di candele, fornace, profumeria, sartoria, gioielleria, distilleria, frantoio, panificio e mulino vento. Credo che questo sia uno dei city builder più, forse più vasti che ho provato, con appunto a livello di edifici costruibili. Qua abbiamo delle cose decorative di abbellimento, quindi delle varie siepi che ci costano semplicemente soldi, in alcuni casi anche pietra. Abbiamo il gazebo e cose varie. Qua abbiamo le strade e i ponti, quindi direi che magari una stradina la facciamo. Molto bello il fatto che, io non lo do mai per scontato in giochi di questo tipo, che i cittadini debbano costruire gli edifici, perché tante volte compaiono già, ed è una cosa che fa perdere un pochino l'immersività. Mentre qua in fondo abbiamo la possibilità di raccogliere le risorse, demolire gli edifici, tagliare gli alberi, raccogliere la pietra, raccogliere il metallo, fine. Intanto acceleriamo un pochino il tempo, si può accelerare fino a 10 volte. Diminuiamolo poi. Ok, abbiamo fatto le case, vedete che la cosa bella è che sono veramente tutte diverse. Quindi in questo caso magari facciamo, non so, una stradina magari, no? Che dite? Così. Ah, più lunga di così non si può. Perché non si può? Facciamola così.
Vabbè, non se la filano più di tanto, comunque, vabbè, intanto andiamo avanti. Stanno costruendo anche l'edificio della caccia. Carenza di abitazioni, abbiamo 5 famiglie, quindi dovremmo tecnicamente fare 5 case. Allora, i cittadini vivono con le forme di alloggio, pagano le tasse, quindi abbiamo 3 case. La legna ne abbiamo, ma vabbè, per un paio di case possiamo anche pensarci, dai. Allora, vuota la casa, la facciamo con l'entrata di là e poi ne facciamo un'altra qua con l'entrata così. Perfetto. La maggior parte degli edifici richiede laboratori per funzionare. In questo caso, il rifugio dell'accoglitore richiede raccoglitori che cerchino vari frutti e funghi. Per fare questo, devi assegnare al lavoratore la professione. Assegna ad un lavoratore la professione di raccoglitore. Seleziona l'edificio o apri la scheda lavori. Infatti, adesso andremo a vedere anche qua il pannello di ricerca e vedremo. Intanto, qua abbiamo la possibilità poi di espandere. Dobbiamo fare Castration Deposito. Punto di consegna e raccolta. Perfetto. Scusate che rallento la velocità perché sennò qua non ne usciamo più. Allora, vediamo un po'. 2 lavoratori. Aumenta il numero massimo. No, dobbiamo. Eccolo qua. Ok, abbiamo 2 lavoratori adesso che si recheranno lì e inizieranno a lavorare in questa zona qua, segnata ben in chiaro. Dobbiamo costruire quindi con questo il deposito. Fornisce un po' di spazio di stoccaggio, quindi aumenta il nostro massimale. Io lo metterei magari qui, che magari mi prende dentro anche magari qualche scavo di pietra. Ipotizzo, eh? Ipotizzo. Il pattern è tutto incentrato sulle catene di produzione, il che significa che il trasporto di risorse tra vari edifici è essenziale. Per rendere più facile ai tuoi lavoratori e trasportatori fare questo, crea alcune strade e collega i tuoi edifici. Non è obbligatorio, ma li farà andare più veloci. La mia intuizione è giusta in questo caso. Quindi cerchiamo di capire. Sì, le strade sono ben visibili. Vabbè, insomma, l'inverno sta arrivando, i tuoi preziosi cittadini vorranno tenersi al caldo. Lo fanno bruciando legna da ardere o carbone. Per cominciare, assicurati che abbiano una fornitura sufficiente di legna. Costruisci una segheria per creare legna da ardere dalla legna. Assicurati di avere abbastanza legna e non dimenticare di segnare un taglialegna. Quindi dobbiamo fare una segheria per lavorare la legna, quindi abbiamo la segheria, la facciamo vicino al deposito, la facciamo qui. Ok, adesso soldi ne abbiamo un po', quindi credo che possiamo fare tranquillamente anche la strada. Ah, li fa comunicare da solo, ok, con i vari posti, quindi non è bellissima sta creazione della strada secondo me perché non si capisce bene dove va, però vedete che qua non me la fa fare, ma qua la facciamo. Ok, però dai, dobbiamo finire la strada qui che scende lungo la via e poi faremo qualcosa qua, poi facciamo una stradina anche di qua che almeno fa sempre comodo. I cittadini sono abbastanza fermi, infatti li riaccelero. Adesso finiamo la costruzione della segheria e del deposito, così poi iniziamo a produrre quello che dobbiamo. Ok. Abbiamo scusate, allora, aspettate che metto la velocità 1. Frutti di bosco e funghi non sono sufficienti per mantenere i tuoi cittadini nutriti, felici e in salute. Hanno bisogno di più varietà. Costruisci un capanno di caccia, assegna un lavoratore alla professione di cacciatore. Tieni presente che i cacciatori usano legna e ferro per creare trappole e frecce. Non possono cacciare bene senza di essi. Puoi raccogliere il ferro come la legna direttamente nel mondo. Quindi praticamente ci dice che in entrata c'è legna e ferro, in uscita abbiamo carne e pelli. Allora, qua abbiamo quando ti sarai occupato delle necessità di base, vorrai espanderti, crescere e avanzare. Dai un'occhiata ai vari progetti di ricerca. Infatti, adesso vediamo anche il menu sopra. Allora, praticamente questo è. Mamma mia, mollami un attimo, tutorial. Se la tua città funziona bene, puoi permetterti di accelerare un po' il tempo. Va bene, sì, certo, questo mi era chiaro. Allora, questo dicevo è. Ora le basi, grazie. Allora, questo è il deposito, quindi. Quello che abbiamo all'interno. Ah, abbiamo un limite. Ok, un limite più grande. Possiamo andare a impostare i limiti per ogni risorsa. Va bene. Abbiamo costruito anche la segheria e la segheria gli andiamo a mettere un lavoratore in modo che possa iniziare a fare quello. Andiamo a fare anche l'edificio del cacciatore, il capanno di caccia.
che dovrebbe essere quello, credo, perché capanno forestale no, capanno di caccia lo piazziamo qua in mezzo, lo mettiamo qui e inizieranno a produrre sawmill, bello, iniziano a lavorare poi anche per la costruzione di questo. Vediamo un attimo come si evolve la situazione con i lavoratori che vanno lì. Abbiamo case per tutti adesso, quindi tecnicamente i cittadini vivono bene, c'è già un bambino in più. Intanto qua stanno lavorando, voglio vedere che fine fanno gli alberi quando costruisce. Bello, bello. Bello perché è bello coperto dalle piante, mannaggia. Diamo un cacciatore e dopodiché iniziamo magari a, prima di tutto, mettiamo in pausa e diamo, dato che il gioco ormai ci ha abbandonato a noi stessi, direi di deforestare un po' la zona qui in modo da aprire un po' lo spazio alla segheria. Dopodiché andiamo a fare raccogliere un po' di metallo. Sul metallo credo ci sia da prestare attenzione, perché il metallo, raccogli il metallo, no, dovremmo avere delle cave, ma la cava dobbiamo ricercarla. Ci serve legna e monete per la manutenzione e produce pietra, ma la pietra non è il ferro, quindi vabbè, nel frattempo che mandiamo la velocità a 1 in modo che abbiamo aperto anche la strada per il capanno di caccia. Corso di caccia, spendendo soldi possiamo produzione durante l'inverno di più cibo, va bene. Io nel dubbio creo anche un'altra cosa prima di lanciarmi. No, centro città deve essere aggiornato a sala riunioni per fare un campo. Beh, che sarà mai? Possiamo aggiornarlo? No, credo di no. Non c'è nessun aggiornamento, credo. Quindi adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere qua. Questa è la barra di stato del nostro villaggio. Abbiamo la scheda dei lavori, quindi con tutti i lavori che ci sono a disposizione, quindi dai classici lavoratori che vedete qui, minatore, sarto, mugnaio, abbiamo il portuale, il profumiere, il mugnaio, c'è un doppio mugnaio, quindi credo sia... Sì, perché questo è inteso come mugnaio del grano e qui c'è invece un mugnaio inteso come lavoratore del frantoio per fare olio dai girasoli. Abbiamo il prete, il ceraiolo, il vasaio, il gioielliere, insomma bello ricco. Il municipio è quello che abbiamo visto prima. Abbiamo i pannelli aggiuntivi, quindi la possibilità di vedere le annualità, quindi quello che è successo, il bambino che è nato e le criticità, le scorte che abbiamo e i residenti con il relativo diciamo nome, età, crescita, livello di crescita, se sono contadini, operai, mercanti, nobili, le classi e la relativa felicità. Sì, ne abbiamo parecchi, quindi molto bene. Dopodiché abbiamo la visuale, quindi la possibilità di vedere la minimappa o meno, vedetela qua in basso. Abbiamo la griglia per vedere quanto occupano i vari edifici e prendere le nostre dovute misure. E poi qui abbiamo mostra nasconde gli alberi, molto brutta come cosa, infatti io la lascio. E infine, ve l'ho tenuta per ultima, la ricerca. La ricerca, vediamo subito quanto è ricca. Direi che, mamma mia, quanto va avanti sta cosa. E si arriva fino a... Mamma mia, qua, palazzo del governo, merci di lusso, richiede un tot di giorni. Io voglio fare la cava, la ricerca in atto. Va bene, accelera. Vediamo, siamo a giugno, quindi quando poi arriverà ottobre, novembre, arriverà l'inverno, quindi il terreno si ricoprirà di neve, quindi dovremo fare attenzione a sopravvivere. È un gioco che, lo ripeto molte volte, si presta anche a una live,
Questa torre di guardie, in realtà, da quello che ho visto, non ci sono nemici, però mi garantisce la sicurezza. Non so che cosa voglia dire, però va bene. Non abbiamo nulla, però, a livello di gestione del centro cittadino, quindi non lo so. Facciamo un pozzo che almeno lo mettiamo qui, che almeno diamo un po' d'acqua, un po' di salvezza in caso di incendio ai nostri cittadini. E il ferro sta finendo, quindi dobbiamo, ci stiamo infilando in qualcosa che è più grande di noi, perché dobbiamo poter fare la cava. Ma la cava, io adesso accelero il tempo perché sennò va troppo lento. No dai, diciamo che ce la stiamo facendo, stiamo andando anche abbastanza rapidamente. 8 giorni, ok, abbiamo ricercato la cava, abbiamo anche sbloccato l'obiettivo Steam, quindi abbiamo la cava qui, la possiamo piazzare, però vediamo anche che l'efficienza varia molto anche in base alla presenza o meno di roba scavabile. In questo caso vedete che abbiamo il 52%, spostandoci di qua. Abbiamo il 51, vediamo un po', 50 direi che è meglio di così, 46, 58 però tocchiamo dentro, 50, 44, 50, eccola lì, quella mi sembra una buona soluzione. E andiamo a creare anche una strada in modo da poter comunicare. Il problema è che non so se il ferro lo possiamo fare o no con la pietra. Vabbè, facciamo così, abbattiamo anche tutti gli alberi qui. Operazione asfalto che ride. Taglia gli alberi. Track. E anche qua. Via, veloci. Ah, vuoi vedere che non me la fa fare perché ero con la pausa? Sì. Era la pausa il problema. Facciamo comunicare così, arriva qui, qua facciamo l'accesso, diciamo, per la, ok, e qua arriva il villaggio. Ok, intanto il temporale è andato via, abbiamo una strada che arriva fino là e qua inizieranno a costruire e a trasportare i materiali. Magari facciamo anche un magazzino. No, mi sa che abbiamo finito e vediamo. Deposito, legna 15, legna ne abbiamo a morire, quindi direi che lo piazziamo qua, che comunica verso la strada. Ci mettiamo subito i due lavoratori necessari e produciamo la pietra. La pietra e poi abbiamo il ferro. Per la produzione di ferro andiamo a vedere nella produzione, abbiamo la miniera. Carbone di ferro, ok, andiamo a cercarla subito perché è importante. Poi non so come si farà ad espandere questo, la casa comunale, però vabbè, quello ci penseremo poi. La ricerca credo che sia abbastanza veloce perché è già finito. Diamo un'occhiata andando in basso se c'è qualcosa riguardo alla città. Capanna del pescatore, no, direi che è tutto qui, ma prosegue avanti per chilometri e chilometri, quindi insomma sembra davvero molto intrigante come cosa. Abbiamo il magazzino e possiamo fare, adesso vedete che si sono sbloccate la miniera di ferro e di carbone, quindi la miniera di ferro credo sia, infatti questo scava pietra e calcola solo la presenza di pietra nelle vicinanze, mentre invece qui sembra esserci un luogo assolutamente ideale per la produzione di ferro. Quindi la facciamo qui, fantastico, abbattiamo tutte gli alberi qui. Scusate, ma cosa cavolo ho cliccato? Questo, pardon. Abbattete questi, veloci, grazie. E così che facciamo quella e poi dovremo fare anche una miniera di carbone. Il carbone non credo vada qui, sì, piace anche qui. Non so al di là perché dovremmo fare un ponte, ma un ponte lo proviamo a fare subito. Vediamo se abbiamo modo di fare un ponte. Così ci costa boia mondo quanto ci costa. No, via tutti i soldi per un ponte, direi di no. Qua abbiamo
Ah, ma pensa. I cartelli stradali che ci aiutano, li rendono forse più veloci nel movimento, va bene. E fatto questo, abbattuto tutto quello che dobbiamo abbattere, facciamo anche la miniera. Abbiamo iniziato obiettivo di Steam Iron Age, quindi l'età del ferro. Qua ci mettiamo due lavoratori, anche qui, in modo che vadano a scavare il ferro. Ora abbiamo bisogno, come ho detto, del carbone, perché per l'inverno servirà anche il carbone. Il carbone qua in alto sembra essere molto diffuso, quindi mi dava un'efficienza del 100%, quindi abbattiamo anche tutta questa zona qui. Sempre più asfalto che ride questa avventura, questa civiltà. Ci mettiamo la stradina che va e comunica ok, perfetto. Ok, direi che pian piano stiamo facendo, perché qua sopra poi abbiamo, appena finiscono di costruire anche lì, avremo le due miniere, quindi avremo una produzione. Mentre la segheria produce semplicemente, spendendo 150 monete abbiamo manutenzione meno 15, perché poi ogni mese noi paghiamo un tot di manutenzione sia a livello di materiali che a livello di monete. La meccanizzazione invece, spendendo 200 monete, quindi quasi tutto quello che abbiamo, e 10 di legna, che non è tanto, e 5 di attrezzi, abbiamo una produzione del più 20%. Tra l'altro noi non abbiamo l'officina, quindi dovremmo ricercare l'officina per fare gli attrezzi. Poi abbiamo bellissimo anche la pesca sul ghiaccio e le varie cose, poi per commerciare con, presumo, le navi che poi arrivano, quindi dovremo sopravvivere. Che è successo agli alberi? Siamo ottobre, ok, sta per arrivare la neve. Restano, bella questa finezza, restano con le foglie solo i sempreverdi, quindi gli abeti. E mi finite questo? La strada, infatti, ridendo e scherzando, non mi sono reso conto del tempo che passava. Quindi facciamo la stradina anche qui, fatta un po' così, però va bene. Legna, manca legna. Ma la legna ce l'abbiamo. Ah, posso dargli la priorità di costruzione, ok. Però devono portare la legna. Ok, siamo a novembre ed è arrivato l'inverno. Molto bello. Però dovremo sopravvivere, credo, spero, perché vediamo un po' solo una cosa. Nella ricerca, se sul cibo. Ah, qua abbiamo il giorno libero. No, il percorso libero, non il giorno libero. Non so da dove mi vengono queste minchiate, comunque, vabbè. Merci da costruzione, attuazione della politica, aumenta la produzione delle cave, no? Parco piccolo, abbigliamento, piccole cose. No, non riesco a capire come poter aumentare il. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa da poter prendere. Governo, sociale, taglio al bilancio. No, non c'è modo di aggiungere. Qua c'è il consigliere, il consulente, che ci dice che le nostre scorte di cibo sono quasi finite, ed effettivamente stiamo andando un po' in vacca. Ma in realtà dovremmo avere il nostro amico cacciatore, che non si sta, diciamo, adoperando tanto. Il cacciatore che è qua. Corso di caccia, produzione durante l'inverno, glielo do subito, così mi produce. Perfetto. E il cibo l'abbiamo finito, quindi nella voglia di farvi vedere tutto subito non abbiamo curato troppo il cibo e il cibo scarseggia. Proviamo un'altra cosa, che è la raccolta. Vediamo un attimo, metallo, pietra, taglia gli alberi. No, direi che non abbiamo nulla per quello. Non abbiamo nemmeno i campi, quindi patiremo parecchio la fame. No, però sta producendo qualcosina come cibo adesso il cacciatore, si sta dando da fare, dovrei magari farne un altro, perché qua abbiamo delle sorte di tane dove si caccia. Siamo intanto a gennaio, stiamo patendo la fame.
Allora, su questo gioco che è già comunque in versione 1.0.z3, mi pare, o 0.3, il gioco non è male, assolutamente godibile, e come avete visto la parte della ricerca è ampissima. Quello che noto, a parte adesso il discorso del cibo, non vedo soltanto... cioè, calcolando che, e dando per, quasi per scontato, e spero di essere smentito, che manchino i nemici o altre fazioni, mi lascia un po' il dubbio sulla difficoltà, perché ok, io adesso l'ho gestita male, mi gestisco meglio il cibo, ma poi cosa faccio? Continuo a espandermi, sblocco le varie cose, però alla fine se io creo il cibo, creo tutto, sì è vero, devo rifornire i cittadini con l'officina degli attrezzi, però l'unico dubbio che ho è appunto questo sul discorso della difficoltà. Adesso aggiungiamo anche dei lavoratori. Ah, non abbiamo lavoratori perché sono morti tutti. In sintesi, vedete, abbiamo perso tutta la popolazione. Infatti se andiamo sulle cose, diciamo, che sono successe nell'annualità, sono morti tutti di fame. Ma come poteva finire questo gameplay se non così come finisce in tutti i gameplay di prova? Ma ovviamente questo non era un tutorial su come giocare, ma su quello che questo gioco ha da offrire. Questo era Patron. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo bel gioco, la versione della 1.003. Non so dirvi il costo, dovrebbe essere intorno alle 20 euro come gioco, 17,99 scontato o 19,99 prezzo intero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!